Il mio lavoro mi ha portato per tanti anni in America Latina e mi ha portato quindi a conoscere quello che poi è un po' il fenomeno della migrazione dal centro Sud America verso gli Stati Uniti. E allora, qualche anno fa, 4 anni fa, presi insomma l'occasione, volevo raccontare al mondo quello che succede lì, no? Perché se ne parla molto della migrazione. Da noi, quella, la rotta balcanica, il Mediterraneo, non si parla della migrazione che è quella poi alla fine numericamente la più grande del mondo, che è quella dal sud al Nord America e forse anche la più atroce. Parliamo di 50.000 morti l'anno, desaparecidos, rapimenti, sequestri. Quindi il mio animo d'attivista mi ha fatto percorrere quel percorso lì. Mi sono finto un migrante, mi sono finto un peruviano. Ho costruito tutta una storia per essere il più possibile credibile, tutto quanto, e ho percorso tutto il viaggio con i migranti che ogni anno, che ogni giorno, in realtà queste migliaia di persone che attraversano tutto il Messico per raggiungere gli Stati Uniti alla ricerca di un futuro migliore, no? Source International nasce grazie ad Ashoka 4 anni fa, più di 4 anni fa. Ed è un'organizzazione che si occupa di difendere i diritti delle popolazioni indigene che vengono violati dalle grandi imprese estrattive. L'esempio classico è la popolazione indigena dell'Amazzonia che fa la sua vita tranquillamente nella foresta, gli arriva una grande compagnia mineraria che li espropria delle terre, gli inquina l'acqua, l'aria, l'ambiente e li costringe a emigrare. E lì si collega anche col libro, no? Perché alla fine noi molto spesso parliamo della migrazione, di come accogliere i migranti che arrivano da noi e non ci soffermiamo mai a capire ma perché migrano. Perché questa gente scappa? Perché vanno via? Allora, se andiamo a guardare i dati, scopriamo che nel solo Ghana, negli ultimi 10 anni, 300.000 persone sono state espropriate delle proprie terre per lasciare spazio a delle compagnie minerarie. Dove volete che siano queste 300.000 persone? E il fenomeno è ancora più grande in America Latina. Centinaia di migliaia di persone che vengono espropriate le proprie terre, inquinate, insomma, costrette sostanzialmente a fuggire, e poi le ritroviamo nella rotta migratoria degli Stati Uniti. Quindi quello che fa Source International è proprio lavorare alla base, all'origine del problema, evitare che queste persone vengano sfrattate, che vengano mandate via di casa. E con Ashoka le sinergie sono che Ashoka è questo network di 87 paesi nel mondo e il problema noi ora lo stiamo diciamo, cercando di risolvere questo problema attualmente in 13 paesi del mondo e il nostro obiettivo è arrivare a tutti i 193, quindi intanto partiamo da questi 13, arriveremo agli 87 di Ashoka e piano piano arriveremo in tutto il mondo a risolvere questo problema.